Benvenuti amici dell'Orto e Fornelli, oggi vi faccio vedere come piantare una bella piantina di fragole. Vediamo subito come fare. Allora, per prima cosa ci procuriamo un vaso profondo almeno 15 centimetri. Io di solito uso questi larghi perché mi piace avere diverse fragole sopra. Poi la fragola predilige un terreno ben drenato, quindi usiamo argilla espansa sul fondo. Ho riempito il fondo del vaso con argilla espansa, adesso mettiamo metà terriccio universale e metà terriccio acido, quello che si usa per le azalee, comunque con un pH un po' più basso, che alle fragole piace. Ecco, ho fatto, ho preparato il substrato e tre buchetti in cui andrò a mettere tre fragoline. Eccole qua. Andiamo a dividere le nostre fragole con delicatezza. Andiamo a piantare una. Ecco qui trapiantate le nostre piantine di fragole. Per dare al meglio la fragola dipende molto dai prodotti che usiamo. A me piace creare un equilibrio tra il suolo e la pianta. Io in questo periodo sto utilizzando Biobob. All'interno hanno dei batteri che creano un equilibrio tra il suolo e la pianta per ottenere il meglio e avere più raccolto possibile. Da quattro prodotti diversi a seconda della fase di crescita della pianta. Uno al trapianto, uno alla crescita, poi c'è fioritura e fruttificazione. In omaggio c'è anche la zeolite cubana che serve in caso di attacchi parassitari. Se siete interessati vi lascio un link qua in descrizione. Io ho già sciolto un tappo ogni 10 litri di acqua, si usa, e quindi vado a fare la prima innaffiatura con Biobob Start. Ecco qui. Utilizzo questo prodotto come è scritto da manuale istruzioni, poi c'è anche il calendario, una volta alla settimana per 2 settimane, poi inizio con il flaconcino Grow. Ecco, una volta realizzata la prima innaffiatura, a me piace proteggere il terreno con della semplice pacciamatura di foglie che ho raccolto, proprio come un bosco, simulando la natura. Ecco qui, piano piano. Ecco qua, ultimata la pacciamatura, proteggerà il terreno mantenendolo umido e fresco. Tagliamo la prima fragolina, eccola qui. Ah, i primi frutti sono sempre quelli che danno più soddisfazioni. Ecco, passate 2 settimane, le fragole sembrano crescere correttamente. Ora utilizzo l'altro prodotto flaconcino Grow, che ho già sciolto nella dose di acqua indicata, quindi vado ad applicare il secondo tipo di fertilizzante. Ecco qui le nostre piante di fragole trapiantate. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima, amici. Ciao!